L'apertura di quest'oggi è dedicata all'inquietudine dell'essere umano, lo facciamo perché evidentemente il mondo dell'informazione legata al mercato di calcio è abbastanza inquieto per questa offerta, così dicono, così scrivono tutti, fatta dall'Inter alla Manchester City per la Paci, detto con il perfetto accento argentino, e ne parliamo subito, anzi da subito, con il direttore di FC Inter News, che come mi ha detto spesso è un aggregate, però vogliamo anche premiare per certi versi, per dei numeri clamorosi. Caro Domenico, ciao, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, buonasera, ciao a tutti. Numeri clamorosi, dal 2008 100.000 CS, 61.000 utenti unici, quasi 400.000 pagine viste al giorno, una media abbastanza impressionante. Sì, sì, fortunatamente sta andando non bene, ma più che bene. Come hai detto tu poco fa, elencando un po' i nostri numeri, da 3 anni a questa parte abbiamo registrato un aumento del 100% anno su anno. Quest'anno addirittura abbiamo ancora raddoppiato nel 2011 rispetto al 2010. Soltanto ieri, visto che siamo in periodo di mercato, abbiamo fatto 78.000 utenti unici con 400.000 pagine viste in un solo giorno. Quindi parliamo di 10-14 milioni di pagine viste al mese. Sono dei numeri ottimi che ci pongono, insomma, al primo posto tra i siti non ufficiali dedicati all'Inter. Una bella soddisfazione per noi, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo sta andando bene. Ricordiamo ovviamente i siti non ufficiali, l'aggregate cos'è? La disposizione di tutte le notizie che riguardano l'Inter, riprese da diversi ambienti, siete anche bravi, lo dico io, spesso a trovare delle curiosità che riguardano giocatori che potrebbero interessare, che magari ovviamente molto differente al lavoro che viene fatto al sito dell'Inter, che è giustamente più istituzionale. Però parliamo di questo, parliamo soprattutto di quell'editoriale di Fabrizio Romano che riguarda la prostituzione intellettuale ai tempi della Paci. Perché tra l'altro c'è una bellissima foto ripresa, no? Da quella che era la prima pagina della Gazzetta dello Sport con Tevez un po' ritoccato, no? In versione voglio solo il Milan. Sì, un piccolo tra virgolette ritocco molto efficace, in cui si vede la Paci con la maglia, il cappellino e la mascotte del Milan, molto ben riuscito, molto azzeccato per l'argomento di cui si parla in quell'editoriale, perché in pratica si vuol far credere che Tevez voglia giocare soltanto con il Milan, che lui abbia già scelto il Milan, che non interessa niente dell'Inter. E qui ci sta benissimo, come detto poco fa, come si può capire dal titolo dell'editoriale, quella fantastica espressione coniata da Mourinho, che è prostituzione intellettuale, ovvero voler dire quello che si vuol dire, voler far credere quello che si vuol far credere. Come poi ha spiegato benissimo Fabrizio Romano in questo editoriale che tu hai citato poco fa, non è assolutamente così, perché i lettori più attenti magari avranno notato che noi, quando è uscita in giro questa notizia di Tevez che avrebbe rifiutato il trasferimento all'Inter, non l'abbiamo neanche ripresa, non l'abbiamo neanche cavalcata, perché noi, prima di dare le notizie, come dici tu prima, certo, le facciamo innanzitutto un lavoro di aggregazione, ma anche un lavoro di produzione e di controllo delle notizie, anche per questo forse che veniamo premiati. Quindi non ci è sembrato il caso di passare una notizia che era priva di fondamento, perché Tevez non ha assolutamente rifiutato l'Inter. Anzi, a quanto pare oggi lui avrebbe detto addirittura parliamone, vediamo se si può fare questo trasferimento. È chiaro che lui può scambiare maglia, sicuramente ci sarà una predilizione per il Milan, perché come si vede anche dalla foto originale, ha incontrato Galliani, magari è quello che più di tutti si è avvicinato al giocatore, ci ha parlato direttamente, ma questo non vuol dire chiudere le porte all'Inter. Tra l'altro Domenico, vi faccio un inciso, tra l'altro come ha sottolineato in diverse realtà, poi magari Tevez andrà al Milan, magari ne parleremo poi là quando ci sarà da discutere di quello che sarà il mercato da tirare le somme, come si dice in questi casi. Però la verità è che rimane un tema molto semplice, che anche voi avete sottolineato a suo tempo, ovvero che il mercato funziona che tu vai dal club proprietario del cartellino, chiedi di poter trattare col giocatore e poi tratti col giocatore, non viceversa. Questo, tutti i nostri telespettatori ce lo scrivono, ce lo dicono, io giustamente riprendo quello che è normale far notare, voi avete fatto notare, Fabrica Inter, tutti i blogger che sono legati al mondo nerazzurro, Bauscia Caffè, è giusto farlo. Sì, ma Moratti ha fatto esattamente la trafila che aveva fatto, cioè è andato a trattare con il City, anche perché si è detto che la palla passa al City e la società che detiene il cartellino decide il trasferimento. Moratti è andato a trattare con il City, gli ha mandato un'offerta di 25 milioni più bonus a quello che sappiamo in questo momento, e questo non solo fa sì che Moratti si sia comportato effettivamente come dici tu, come si deve comportare un presidente che cerca un calciatore, ma vada anche a fare una piccola azione di disturbo, che non è quel disturbo che si diceva prima, ma un disturbo, diciamo tra virgolette, per mettere un po' di pressione in più al Milan, che pensava di poter prendere Tevez
gratis, in prestito fino a fine stagione, non rinunciare ai tuoi calciatori per un attaccante in più e magari a fine stagione non aver speso neanche una lira. Poi Samorà giustamente non è andato giù, ha detto io già in estate avevo tentato un piccolo avvicinamento a Tevez, adesso non mi va giù che Milan lo prenda gratis, è un giocatore che ci può servire, faccio un'offerta, se Milan vuole si deve inserire, deve tirare fuori i soldi come io ho fatto un'offerta concreta, vai dalla società come ho fatto io, non dal giocatore. E soprattutto costringere Milan a rivedere un po' i suoi piani. Perlomeno il regime di competitività di mercato, è normale insomma cercare di mettere anche gli altri in una condizione di dover elargire il giusto prezzo su un giocatore e poi magari in un futuro o cedere un proprio big o magari non poter acquistarne un altro. Tra l'altro, a proposito di big, da acquistare o non acquistare, c'è un primo pezzo di Nicoletti su Fabrica Inter scatenato quest'oggi e nella notte di ieri sul mercato. Inter parliamo, nei Tevez spuntano Kolarov che è un vecchio pallino, perlomeno così poteva sembrare, che ha poco spazio nel City, che fa un ruolo particolare, il terzino di sinistra che diciamo non è che abbia grandi interpreti in giro per l'Europa. E poi la questione legata a Sneijder, vediamo cosa accadrà, la telefonata di Mancini che non sappiamo peraltro poi se mai avvenuta, perché insomma, lo sa solo il presidente e il diretto interessato che è Roberto Mancini. Però mi riferivo principalmente a quello che è Balotelli, perché insomma Balotelli, che da tutti viene dato come sicuro interprete del Milan, poi diventerebbe difficilmente acquistabile se poi bisogna pagare Tevez l'estate prossima, quando scade il diritto di riscatto, l'obbligo di riscatto, diventerebbe difficilmente acquistabile. Il sogno di Moratti, Balotelli più destro, questo è quello che ipotizza, è uno scenario, lo prendiamo così, noi come televisione ufficiale questo possiamo dire, è uno scenario che prevederebbe due giocatori, un classe 90 e un classe 91, che hanno fatto benissimo con la primavera dell'Inter, nuovamente con la maglia nerazzurra. Sì, mi stai chiedendo di Balotelli? Quindi, cioè, no, ti sto chiedendo cosa ne pensi di questa ipotesi Balotelli destro con la maglia dell'Inter. Balotelli a me è sempre piaciuto come giocatore e scrissi proprio un editoriale quando fu mandato via dicendo magari un giorno ci penteremo di averlo dato a un'altra squadra, magari dovremmo spendere per riprenderlo, e purtroppo forse si potrebbe anche ricreare questo scenario, anche perché Balotelli in un'intervista a Vogue ha detto che vorrebbe tornare a giocare in Italia, subito è stato accostato a Milan e Inter, lui non ha mai fatto mistero di essere un tifoso del Milan, io vorrei vederlo chiaramente all'Inter, però come dicevi tu, se il Milan poi dovesse prendere Tevez diventerebbe più difficile prendere Balotelli. Io ho un'altra versione comunque su sta cosa della tifoseria del Milan, però continuo a pensare che insomma la cosa della maglietta fosse ben montata, però è una mia personalissima opinione. Lui è tifoso rossonero, l'ha detto, non lo dice poco, sì, da magari sì. La maglietta è stata un po' montata, è stata un po' un'esagerazione. Chissà quanti giocatori ci sono che sono tifosi di un'altra squadra che magari non lo dicono. Non toglie che può giocare tranquillamente anche nell'Inter, lo ha fatto, magari l'ha fatto come l'ha fatto, senza sussare, quando segnava, magari quella famosa gesto della maglia buttata in terra che non è stata qualcuno. Non è Domenico che invece al City faccia chissà quale esultanza, vuol dire, un po' una sua maniera di vivere le cose. Lui una volta disse io non esulto perché è mio dovere fare gol, non c'è niente da esultare, vengo pagato per segnare, non esulto per questo motivo, quindi magari anche a Siri è vero non esulta neanche più di tanto. Quindi io, come dicevo prima, non l'avrei ceduto, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, sicuramente ha il suo carattere, era giovane, l'ha fatto maturare, ci sta riuscendo Roberto Mancini, magari avrebbe trovato anche l'Inter un allenatore che lo faccia maturare, chissà in futuro, se tornasse io lo prendo a braccia aperte, non come lui. Tra l'altro stiamo per superare anche la questione legata al mercato, o perlomeno la lasciamo con, se mi permetti, con una forma, con un sorriso, lo facciamo con l'Inter Club Belli di Roma, perché hanno fatto un pezzo molto carino, il bello dell'Inter, insomma, ironizzato su Carlitos, che insomma, ha tantissime qualità, sicuramente non è un adone, ci permettiamo, poi nel caso in cui lo incontrassimo cambieremmo assolutamente versione. Dei fatti, insomma, questa potrebbe essere la versione dell'Inter, Carletto Tevez con la S. Sì, l'ho visto anch'io questo montaggio. Okay. Sicuramente è molto particolare, un po' effetto vederlo così, effettivamente lo preferisco come naturalmente, ma poi a parte gli scherzi, è importante che lui giochi bene, che faccia gol, poi l'aspetto può anche essere quel che è, non interessa questo. Eccolo qui, il prima e il dopo, in caso vada alla Milan, dicono, perlomeno scrivono così con sagacia i ragazzi dell'Inter Club Belli di Roma, Oldman Maestro, colui che firma i pezzi, e poi dopo in caso in cui venga all'Inter. Questa, con l'ironia, chiudiamo questo punto di vista. Torniamo invece adesso alla partita di questa settimana, perché dobbiamo accelerare, dobbiamo tornare su temi calcistici. 5-0 la sfida con il Parma, le pagelle sempre molto simpatiche di Interblog.
i migliori, per certi versi lui dice la difesa è stata straordinaria, ma insomma lui sottolinea la prestazione di Alvarez e di Milito, come normale che sia, la prova tangibile che la resurrezione esiste per tutti i miscredenti, quella di Diego Alberto Milito, mentre Alvarez, i paragoni con Kakà sono fuori luogo, non crederebbe mai di aver sposato una vergine, insomma una battuta così, che ci sta e non ci sta. Comunque Milito, la resurrezione, è risorto. Finalmente, era ora, lo stavamo aspettando. Infatti è proprio come possiamo dire, il personaggio emblematico di questo momento dell'Inter, Milito, che finalmente riesce a segnare, ha fatto anche dei gol. Ricordiamoci che era capace di sbagliare anche col facilissimi, che veramente sembrava assurdo che si potesse sbagliare. Finalmente è tornato il Milito che conoscevamo, almeno per questa partita. Speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di partite come questa, che finalmente si sia sbloccato. Tra l'altro Ranieri lo diceva sempre, io ho piena fiducia in Milito, in allenamento si comporta benissimo, fa delle bellissime giocate, si mette a disposizione della squadra, non riesco a capire perché in partita poi non si sblocca. Speriamo che sia stata una partita che ha permesso a lui di sbloccarsi, di cominciare a segnare dei gol, e ricominciamo a vedere il vero Milito, anche perché sta un po' perdendo anch'io le speranze di rivedere tornare il vero Milito. Pensavo fosse ormai in fase discendente, cominciavo a pensare se potesse essere sistemato in qualche altra squadra, purtroppo, nonostante quello che ci ha dato, perché se un giocatore arriva a questo punto della forma dopo quella grandissima stagione del triplete e non riesce a riprendersi dopo un anno intero, quello passato e l'inizio di questo, cominciavo a pensare che veramente non potessimo vedere il vero Milito. Per fortuna abbiamo visto un gran Milito contro il Parma, speriamo di vederne altri, come diceva, che appunto possiamo tenerlo ancora con noi perché può esserci utile. Io chiudo citando un blog che non abbiamo ancora fatto vedere, cerchiamo intanto di dare un punto in più. Io sono interista, blogger Recordman, si sta parlando chiaramente di Zanetti, tra i vari record dico io, giocherà con quello di questa settimana 41 derby contro il Milan, una cifra impressionante nella storia del derby, solo Maldini ne ha giocati di più, che ha iniziato ovviamente prima a giocare, perché ha iniziato a 16 anni a giocare in Serie A, quindi ha avuto un po' più tempo per giocare derby, ma Zanetti veramente impressionante. Io ti saluto, chiudiamo con un pensiero sul derby, di FC Inter News, in quanti lo coprirete, che serata sarà per voi? Beh, naturalmente metteremo in campo l'intera redazione, il massimo dispiegamento di forze. Stiamo organizzando ancora la serata, penso che ci saranno due persone se ci riusciamo allo stadio, più almeno quattro in redazione, due esterni, quindi diciamo 6-7 persone per coprire questo grande evento, e speriamo soprattutto di continuare sulla striscia positiva, perché vorrebbe dire riaprire il campionato e dare una risposta a tanti miscredenti che pensavano che l'Inter non sarebbe arrivata neanche in Europa League, e che invece se andrà come tutti speriamo che andrà, potrebbe riaprire anche altri discorsi, e non voglio dire altro. Grazie mille Domenico, ci sarà il caso per fare anche qualche dedica a questi miscredenti di cui tu parli, anche ai vostri corrispettivi di acmilanews.it che hanno scritto le cose mirabolanti, è molto divertente. Ti salutiamo, salutaci tutta la redazione. E concludiamo con la pagina di internet da Facebook, alcuni spunti interessanti, in tanti ci scrivete, in tanti si continuano a collegare, ci sono veramente degli ottimi numeri, voi scriveteci sempre di più, salutiamo Lucas Nis, Natasha Spoto, Cristina Vecchi che hanno commentato in settimana i nostri spunti, chiedeteci anche chissà qualche cosa di particolare da questa striscia, dopo la presentazione anche di Unitedgate, ci muoviamo e così andiamo in rete cercando quello che vi può interessare. Ciao a tutti, a settimana prossima e forza Inter!